Arcangelo, il giorno del suo primo compleanno, il 2 maggio 1921, a Roma, mentre a Viareggio i fascisti devastano il circolo dei maestri d'ascia e Calafati e ne rubano il vessillo, una bandiera rossa di cui si perdono le tracce fin quasi al giorno, il 4 dicembre 1991, in cui Arcangelo muore. Sembra una fotografia, invece il primo ritratto di Arcangelo, detto Angelo, detto Angioletto, detto Gioletto, detto Papà, è, come usava allora, un'amalgama tra una foto e un dipinto. Perché i fiocchi rosa? Perché il rosa comincia a essere il colore delle bambine solo verso la fine degli anni 30. La regola comunemente accettata, scrive nel 1918 una rivista di moda infantile, è che il rosa sia per i bambini e il blu per le bambine. Il rosa è un colore forte, risoluto, più adatto a un maschio, mentre il blu, delicato, grazioso, scelto dagli artisti di ogni epoca per il velo della Madonna, è più adatto alle femmine. Non abbiamo altre foto di Arcangelo bambino. Sappiamo soltanto che 20 anni dopo è così. Da chi avrà preso? Elpidio, suo padre, nel 1935 indica il proprio padre, Arcangelo anch'egli. Lo indica con rispettosa deferenza, come per distogliere da sé l'attenzione del fotografo. È lui il capostipite, sembra dire. Fotografa lui, ma il suo sorriso... Guarda un po' questo bel tomo, sembra dire, smentendo, con bonaria ironia, il gesto della mano. La medesima bonaria ironia con cui Arcangelo, per tutta la vita, cercherà di disarmare la propria convinzione che dagli altri non ci si possa aspettare mai niente. Di Giuseppina, invece, la mamma di Arcangelo, purtroppo abbiamo soltanto le ultime foto. Sappiamo e ricordiamo soltanto che a 70 anni è ancora carina, dolce, minuta, malinconica. Lei non ha una bonaria ironia che le disarmi la vita, come la vediamo qui nel 61, tra la nuora, il marito e una delle nipoti. Quando Elpidio resta meno di un anno, mentre a Giuseppina è ancora 8, ma senza di lui sempre con gli occhi lucidi. Verso il nefasto anno 1940, dunque, Arcangelo è un bel ragazzo, assomiglia più alla madre che al padre, e la bonaria ironia paterna, per il momento, preferisce nasconderla, forse anche a se stesso, dietro una amareggiata ma coraggiosa sfiducia, che è la traduzione virile della malinconia materna. E dietro dei baffetti che non sono hitleriani, sono i baffetti del nonno, di suo nonno Arcangelo. E l'infanzia e l'adolescenza di Gioletto non abbiamo immagini, non sappiamo niente. Arcangelo, detto papà, è per tutta la vita un uomo segreto. Taci, il nemico ti ascolta, sembra dire a se stesso, perfino quando è palese, guardandolo, che i sentimenti di cui non parla non soltanto esistono, ma sono in tempesta. Possiamo solo intuire o immaginare cosa significhi essere bambini e ragazzi nel ventennio nero. Possiamo intuire o immaginare che nel corso delle superiori lasci la scuola e che quando l'Italia entra in guerra, non potendo rimandare il servizio di leva per motivi di studio, debba arruolarsi appena maggiorenne.
e da soldato, a 22 anni e lontano dal fronte, come non sentirsi in dovere di accentuare l'espressione da duro? Accentuare lo sguardo da duro anche per tenere a distanza chi lo guarda così? Quel che è certo è che ad Arcangelo per tutta la vita piacciono le donne soltanto. In fondo è un pacifista, malgrado la grinta un po' tenebrosa. Per capirlo basta leggere la dedica di suo pugno con cui spedisce a Lina questa foto così marziale che un giorno non troppo lontano si farà restituire. E in quest'altra rivedere finalmente, perfino nel 42 e in divisa, la bonarietà ereditata dal padre. E una dedica ancor meno marziale, anch'essa alla misteriosa Lina della quale non sappiamo niente, ma possiamo intuire o immaginare da quei due diminutivi, soldatino e Gioletto, che sia più grande di Arcangelo di qualche anno. No, Arcangelo non è fatto per la guerra, né per il fascismo, malgrado i suoi primi 20 anni coincidano con l'orrendo ventennio mussoliniano. L'8 settembre del 43, quando Badoglio e il re carichi d'oro abbandonano l'Italia ai nazisti e ai fascisti, Arcangelo diventa partigiano? No. Non è fatto neanche per la resistenza. Per tutta la vita resiste solo passivamente. Permesso? È permesso? Buonasera. Cosa c'è che vuole? Siamo di passaggio. Non avete da farci pernottare per questa notte? Maria, che siate due. Buonasera, signora. Buonasera. Sottotenente Innocenzi Alberto, 15° Reggimento Artiglieria, 1° Gruppo. Mi era stato ordinato dal signor colonnello di raggiungere il 4° Raggruppamento, ma purtroppo durante il percorso di reparto se n'è andato, signor capitano. Ma non sfuggono, ho i nomi di tutti. E allora? Allora che? Scusate, signor capitano, ma io che dovevo fare? Mettetevi in. Che cosa? No, dicevo, mettetevi nei miei panni. Piuttosto si metta lei nei panni di quest'uomo, se c'è ancora qualche abito da dar via. E lasci stare il voi. Lo sa che se la beccano in divisa da ufficiale, i tedeschi la deportano in Germania. Ce l'hai un abito anche per il tenente? Non è per parlare, ma deportano anche i soldati semplici. Maria, porta altri vestiti anche a quelli di Ottavia. Subito, papà. Signora? Sì? Ottavio, sei mio figlio. E sei suo marito. Signora, potreste farmi una siringa? C'ho già tutto l'occorrente. Sì, va bene. Grazie. Ottavio, sei Jugoslavia. Speriamo che torni io anche io presto, poeta. To, papà, fa bollireti l'acqua. Sì. Signora? Sì? Datese che tengo l'ulcero, devo anche mangiare poco e spezzo. Ce l'avete un pezzo di pane in casa? Brutta fine, eh? Chi l'avrebbe detto? Ma sarà ben fatto mettersi in abiti borghesi, signor capitano. E che cos'è ben fatto o mal fatto? Ben fatto. E tutto quello che è successo le sembra forse ben fatto. E tutti questi anni di guerra, a che cosa sono serviti, eh? Guardi che non l'ho dichiarata io la guerra. Certo, certo. Però chi è che andava sulle piazze a cantare Nizza e Savoia? Lei era studente, no? Senta, io
L'unico inno patriottico che so è «Mamma, ritorno ancora nella casetta». Io sono sempre stato di idee contrarie, signor capitano. A parte il fatto che Nizza era italiana, o no? Si cambi. Ecco i vestiti. Grazie. Signore, io sono pronto. Ecco, vengo. Povera divisa, eh? Che brutta fine che ha fatto. Lasci andare. Quello che conta non è la fine che ha fatto la sua divisa, ma quella che sapremo fare noi. Che fine? Andiamo a casa. A piedi, e per lo più di notte, Arcangelo torna a casa. Si nasconde per 9 mesi, fino alla liberazione di Roma il 4 giugno del 44. Ed Elpidio, diversamente da Edoardo in Tutti a casa, sorride così e non lo consegna ai nazifascisti. A 25 anni conosce Piera, che ne ha 2 meno di lui. Non ha mai interrotto gli studi. È iscritta a magistero in quella piazza Esedra che tra non molto si chiamerà della Repubblica. Scrive poesie e si prepara a laurearsi con una tesi sul poeta Aleardo Aleardi. Piera è figlia di Luigi, un omone che qui vediamo a poco più di 20 anni in divisa da ufficiale durante la Grande Guerra, e di Ida, qui con Luigi e Piera verso il 1930, probabilmente a Venezia. Io e io, filmino familiare. Appare sul balcone. Oh, l'incredibilmente giovane ragazza. Si sporge tra i gerani e mi sorride lieta.
ma dilaga negli occhi bruni la malinconia. La guardo, immersa nella luce breve di quasi insostenibile fulgore, oltre una galleria di mezzo secolo. Alza un braccio sottile e allungo, allungo, come esitante sul lucente ingresso, se stessa in me saluta. Quasi 6 anni aspettano per sposarsi, che Arcangelo completi gli studi interrotti, accettando al contempo i lavori che il futuro suocero gli procura. 6 anni talmente impegnativi da causargli nel 49 un esaurimento nervoso, per il quale, scrive a Piera, il medico gli prescrive un calmante. 6 anni i cui periodi più difficili per lui, perché gli tolgono il conforto dei loro incontri e lo rendono terribilmente geloso, sono le vacanze di Piera con i genitori e i fratelli in alberghi del nord, durante le quali si scrivono una lettera al giorno e talvolta anche due. 21 luglio 1946. È passata una settimana, Piera, e domenica scorsa avevo ancora vivo il ricordo dei tuoi baci. Bastava che io chiudessi gli occhi per sentirli, per sentirti tra le mie braccia. Ora è rimasto il ricordo, solamente il ricordo, e soltanto le tue lettere mi fanno rivivere i tuoi baci, le tue carezze, i tuoi abbracci, perché loro desidero, perché loro significano te e significano che nessun altro al mondo potrebbe essere te per tutta la mia vita. E dalla stessa lettera: è 10:30, forse dormi, forse hai pensato un poco a me prima di addormentarti e forse mi hai scritto, ma se tutto ciò fosse frutto del mio desiderio e tu ti fossi già dimenticata di me, qui a Roma i tram, le vie, i cinema, il telefono, l'orologio, mezzogiorno, 10:00, mi parlano di te, mi ricordano. Ma a Cingoli cosa c'è che ti rammenti me e il mio amore? Nulla, escluse le mie lettere. Per questo ti scrivo spesso. Piera, ti amo tanto che se tutto dovesse finire, temo che ti odierei, ma sono sicuro che sarebbe un odio fatto d'amore. Tanti cari baci e abbracci, amore, e non dimenticarti mai di me, del mio amore, del mio desiderio, di riabbracciarti e di dirti per 1000 volte ancora ti amo. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 30 luglio 1946, alla signorina Piera Simeoni, albergo Martinangeli, Cingoli. Oggetto: invio baci. In riferimento alla sua ultima, confermiamo l'arrivo del quantitativo di baci nel numero di 1000. Al momento della ricezione il quantitativo è risultato in ottime condizioni, tanto che si gradirebbero ulteriori ingenti spedizioni. Da parte nostra le assicuriamo di aver inviato 10 milioni di baci, tipo sincero, che speriamo le giungano graditi. In attesa di un gradito, sollecito riscontro, voglia considerarci sinceramente innamorati. Firmato io. Post scriptum. Il plurale si riferisce a una sola persona, intendiamoci. Arcangelo al lavoro, e forse anche allo studio, il 27 gennaio 1947. E il 18 agosto 1947, 2 giorni prima che Piera compisse 25 anni. Amore mio, credo che questa ti giunga il giorno del tuo compleanno. Sai quanto poco si riesce a dire con le parole, ma sai quanto il mio amore vorrebbe dirti. Sappi che ti penso tanto, tesoro, tanto che devi sentirmi vicino, vicinissimo a te, che il mio pensiero è così vicino al tuo che ti mando tutti i baci che il mio amore è capace di mandarti. Sappi che ti amo come non ho mai amato nessuno, e non intendo altre donne, ma i miei più cari. Sappi che ti amerò sempre e ogni giorno di più, che nulla potrà dividermi da te se non la morte, e che, se è vero quello che credo, neanche lei potrà dividerci. Questo
è l'unico accenno alla fede nella vita di Arcangelo, ultime ore incluse. Credi che nulla esiste al mondo per me all'infuori di te, che tu sei la mia vita, la mia gioia, la mia felicità e la speranza di una più alta felicità futura. Amore mio, ti mando tutti i miei baci e tutte le mie carezze e pensami tanto triste, tanto desideroso di te, dei tuoi abbracci e dei tuoi cari baci. 18 luglio 1949. Amore, quando torni a Roma devi star bene più di ogni altra volta e voglio che tu non abbia preoccupazioni o strapazzi di sorta. È soltanto egoismo, gioia. Voglio averti la prima volta più bella e più buona di sempre. M'è scappata, ma che vuoi? È diventato un pensiero costante il giorno delle nozze e non proprio il giorno. Ma solo all'inizio del 50 il giorno e la notte delle nozze sono finalmente vicini. Si sposano il 22 aprile 1950 in una chiesa di Piazza Ungheria, intitolata al cosiddetto santo Roberto Bellarmino, detto il martello degli eretici, assassino di Giordano Bruno e persecutore di Galileo Galilei. Si rendono conto di che cosa significa? Forse no. Ed eccoci in viale Bruno Buozzi 60, dove la nuova famiglia rimane però solo fino al 60, quando la grande famiglia, a cui la nuova famiglia ormai appartiene, la trasferirà, senza incontrare resistenza, nel mussoliniano Eur, per un'antica, disperata volontà patriarcale di perpetuarsi fuori tempo e fuori luogo, costringendo i bambini di Arcangelo e Piera a cambiare scuola a metà delle elementari e Arcangelo a mettere tutta Roma fra se stesso e i suoi genitori, fra la sua casa e il suo lavoro. Ironia, non resistenza. Soltanto con ironia e paternamente bonaria, Arcangelo intitola «Che famiglia!» il suo film dei primi anni 50, dal viaggio di nozze alla deportazione all'Eur, e lo fa iniziare con una famigliola di paperelle. Ne vedremo le parti in cui c'è lui, girate da Piera o da altri, e tre sequenze a colori degli anni 60, riprese dal figlio e dalla maggiore delle due figlie. Thank you.
Ma le 5 foto del viaggio di nozze non sono ironiche, sono di Piera. Questa, sullo sfondo delle scogliere di Capri, è del 2 maggio 1950, quando Arcangelo, detto d'ora in poi Angelo ma non ancora papà, compiendo 30 anni, entra nel quarto decennio della sua vita. Esprimono tutte un'intenzione affettuosa, le foto che Piera scatta ad Angelo durante il viaggio di nozze. Ma il primo figlio, un maschio, nasce 13 mesi dopo. Solo nel giugno 51 Arcangelo, detto Angelo, è d'ora in poi anche papà. La sua prima automobile, una Topolino giardiniera, immatricolata all'inizio del 1953. La vediamo qui con suo figlio a Valle Giulia ed è il segno che per Angelo il boom economico è iniziato con qualche anno di anticipo. E pochi mesi dopo arriva la prima figlia, qui ancora nella pancia della mamma, e qui invece col fratello nell'estate del 55. A Pisa nell'agosto del 56. Santa Marinella, estate del 57. Piera è incinta della seconda figlia. Santa Marinella, 31 agosto del 58. Da un anno esatto, la figliolanza è al completo. Ma all'inizio del 60, la grande famiglia a cui la nuova appartiene consiglia e impone il trasferimento all'Eur. La vecchia, piccola famiglia rimane in Prati, dall'altra parte di Roma. E la bonaria ironia fa un po' fatica ad accettare che i figli passino dalla scuola pubblica a scuole di preti e di monache e a forza di ritiri spirituali vengano addomesticati alla prima comunione. Il 1961 è l'ultimo anno di Elpidio. Il 62 per Angelo inizierà con la morte del padre. Questa foto, scattata dal figlio il 31 agosto 1961, è forse l'unica in cui la piccola vecchia famiglia è quasi al completo insieme alla nuova. Con Angelo, oltre ai genitori, alla moglie Piera e alle figlie, c'è uno dei suoi due fratelli con la moglie e i figli. E nessuno, per una volta, ha un'aria bonariamente ironica. Ad Anzio, nell'estate del 1961. Qui siamo al Tuscolo, sopra Frascati, nell'estate del 62. E la signorina a sinistra è storicamente l'ultima delle forse 20 bambinaie, così vengono chiamate, succedutesi nei primi 11 anni della famiglia. Angelo ha una relazione con lei? Non lo sapremo mai, ma impossibile non è. Tra Angelo e Piera sta iniziando una crisi che non avrà più fine e che dai loro volti cancella per sempre il sorriso quando sono insieme. Padre e figlio qualche giorno a Firenze, nella primavera del 64. L'ultima prima comunione della famiglia, il 9 maggio 1965, a cura delle monache dette Suore di Nevers. E intanto la logica del capitale, apparentemente irresistibile, trasferisce all'Eur anche l'industria farmaceutica americana in cui Angelo lavora dalla fine degli anni 50. Gli uffici all'Eur, lo stabilimento e gli operai invece ad Anagni, dove cominciano alle porte di Roma le agevolazioni fiscali della Cassa per il Mezzogiorno a favore del ben più lontano sud. Lasciano il vecchio stabilimento sulla via Salaria, all'ingresso del quale un grande bassorilievo glorifica l'azienda perché «succurrere vite summa scientiarum laus», soccorrere è il merito più alto delle scienze della vita.
1970. La grande famiglia, al gran completo, celebra un altro capitale, le nozze d'oro dei genitori di Piera. Ma solo uno dei 15 familiari ha l'aria bonariamente ironica che ereditò da suo padre. Solo uno sta pensando, come 20 anni prima, quando ne aveva 30, che famiglia! Arcangelo con Scilla, nel marzo del 72. A questa foto con la porta chiusa, Arcangelo e Piera, in un giorno imprecisato all'inizio degli anni 70, sono costretti, dalla più giovane delle figliole, ad assomigliare il più possibile ai due sposi che furono. Una costrizione tanto generosa quanto vana? Solo in parte, e in una parte che è solo la scorza della realtà. È sufficiente accostarla, questa foto, a quella dell'aprile 50, infatti, per scoprire che tra le due non c'è alcuna differenza. Gli affetti sono gli stessi, compresa la malinconica consapevolezza. Verso il 76-77, 3 o 4 anni prima della pensione, in azienda, nel suo ufficio, alla sua scrivania. E qui, ancora nella seconda metà degli anni 70, durante una delle sue conferenze sul tema «Le assicurazioni e l'impresa». Arcangelo e Piera nella primavera dell'85, in visita al figlio, insegnante a Roviano, un paese della provincia di Roma a metà strada fra Tivoli e Subiaco. Il rito della preparazione dell'insalata. A Ostia, nella seconda metà degli anni Ottanta. A Scanno, nell'agosto dell'87, Arcangelo riceve la visita del figlio e della compagna di lui, che aspetta una bimba, che di Arcangelo sarà anche l'unica nipotina. Eccola, nipotina di Arcangelo, bisnipotina di Elpidio e trisnipotina di un altro Arcangelo. Di nuovo a Scanno, nell'agosto dell'88. A Talenti, nell'ottobre dell'88. A Leur, nell'89 e nel 90. Il 1991, l'ultimo anno di Arcangelo, grazie all'acquisto di una moderna videocamera, possiamo ricordarlo con le immagini in movimento che stiamo per vedere, con le quali termina questo film. Nella sequenza conclusiva, poche settimane prima della sua morte, forse soltanto la nipotina si accorge delle sue condizioni e lo aiuta, vedendolo perdere la sua bonaria ironia, perché non riesce più a trattenere il cane. Vedi, chiamarotta. Eh?
No, questa è troppo buona. Ma qualche goccetta con la faccia imbarazzata. Zoom. Non si vede nessuno. Ah sì, c'era la luce verde accesa. Sei in primo piano. Caspita. Per fortuna mi sono fatto la barba. Preparati di qua. Partita? Sì. Partita del modo di dire. Adesso dai un bacino a papà, così vieni nel film che dai un bacino a papà. Ma vado io. Pure tu, dai, ma ci vado a fare. Innamorati. Innamorati pazzi. Oh, signore. Vedo, però posso fare queste mani, queste agitazioni per fare il film quando io mi agito con papà. Ma se a te poi ti dà fastidio il film, lo smettiamo subito. Basta che tu dici papà smetti di fare il film, mamma smetti, noi smettiamo. Oppure prendiamo un'altra persona, nonno. No, mi basta, guarda. Specie di liquore quasi, per chi non vuol prendere bevande forti. Basta, dai, basta. Non è male. Hai fame? Thank you.
fatto...